Onorevole Rosato, prego. No, sull'emendamento, Presidente, perché mi ha molto colpito il ragionamento che faceva il collega Nuti sull'inutilità delle leggi e sui qua quara qua. E allora ne volevo citare una, che la legge, l'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, numero 96, che introduce l'obbligo in generale sui movimenti politici per i tesorieri o coloro che svolgono funzione di tesoriere o comunque coloro che sono titolari dei partiti o dei movimenti politici di depositare la dichiarazione dei redditi e patrimoniale presso la presidenza del Consiglio. C'è un unico partito o movimento politico in questo Paese il cui titolare non ha presentato la dichiarazione patrimoniale o la dichiarazione dei redditi, e questo è Beppe Grillo.